nasce come praticamente affluente del Grande Slam, che è la manifestazione che abbiamo con gli attori più grandi del laboratorio, che sono 128 attori che si sfideranno in questo tabellone come se fosse un torneo di tennis sostanzialmente. E quindi con grosso sgomento dei miei collaboratori io ho deciso di fare, di immettere anche i più giovani in questo tabellone contro i più grandi. Per farlo abbiamo creato questo piccolo slam che creerà tra la serata di adesso, quella delle ore 17 e quella di domani, sei finalisti che andranno direttamente nel tabellone principale. Chiaramente è la forma di un gioco diverso, che è quello di continuare a onorare la scelta che hanno fatto i ragazzi, che invece di perdere tempo o fare attività meno diciamo arricchenti hanno scelto di fare teatro, e quindi in qualche modo noi sentiamo la necessità di mandarli in scena, di fargli annusare il pubblico, e questo ci sembrava un ottimo escamotaggio. Lo sto dicendo pure perché i ragazzi sono terrorizzati dalla gassa e quindi volevo sminuire un po' il fatto. Colgo l'occasione per presentarvi la giuria. In primis il mio amico nonché ex allievo Alessandro Dato Cecchini. Insegnante delle nostre classi dei minori e non solo a scuola. Poi abbiamo il mio amico co-sceneggiatore, ha scritto insieme a me due film, gli ultimi saranno ultimi, Beata Ignoranza, stiamo scrivendo il mio nuovo film insieme, Gianni Corsi. Attrice con cui ho avuto l'onore di lavorare sia in teatro nel Sogno di una notte di mezz'estate, che in alcune serate fatte insieme, ma che anche ho avuto la fortuna di dirigere in un paio di film, che ha anche diversi film in uscita quest'anno, insegnante dei nostri laboratori dei minori, Sara Baccarini. Attrice, autrice, regista, ha da poco terminato il suo spettacolo al Teatro Quirino, è insegnante nel nostro laboratorio di arti sceniche sia ai minori che ai più grandicelli, Agnese Pallongo. Anche qui attore, autore, regista nazionale italiano della nazionale dell'improvvisazione italiana della Lega, insegnante nel nostro laboratorio sia più grandi che diciamo che dal primo anno, quindi è un nostro insegnante storico, grande amico, Massimo Ceccovecchi. Last but not least, la nostra direttrice amministrativa della scuola, Susan El Sawi. Dato, che cosa andremo a vedere? Allora, abbiamo una scelta ampia, che molti dei monologhi sono stati scelti dai ragazzi, noi l'abbiamo in pochissimo tempo, che ci tengo a dirlo, nel senso che non abbiamo avuto molto modo di seguirli, perché hanno fatto tutto molto da soli, che è un po' quello che secondo me è questo mestiere: arriva un provino, lo prepari, lo fai, lo perdi o lo vinci. Vai, nel senso che è come ha detto Massimiliano, è una prova per rimettere le ragazze davanti al pubblico, per farli annusare quest'area di teatro e soprattutto per impiegare il loro tempo in un modo molto più bello e utile. E poi c'è una frase che è a me cara, che è di Seneca, che è: quanto alti sarebbero gli slanci dei novizi se qualcuno li esortasse, se qualcuno li infiammasse. Con noi qua esortiamo, non poi infiammiamo loro a stare sul palco, sperando che tutte le loro parole poi infiammino voi e che tornate a casa con qualcosina che vi accompagna per tutta la settimana e chissà, pure più avanti. Tipico di questo paese, è sempre colpa di un altro, sempre colpa di quello che veniva prima o di quello che ha fatto il lavoro prima. Se cambi dentista, lui ti visita e ti fa una faccia angosciata che tu vorresti morire e ti dice: ma guardi, io non giudicherei mai un collega, io ho combinato un disastro, cioè guarda che roba,
e tu non hai neanche la scienza per contraddirlo. Ma il problema non si pone perché tu hai ferro in bocca, quindi ti sottomette e paghi 1200 euro. Ti si rompe il motorino. Vai dal meccanico. Il meccanico guarda il motore, poi ti fissa in faccia e si mette a ridere. Cioè, si mette proprio a ridere. Oh, che capello, ma chi ci ha messo le mani qua di morire, eh? Ci ha messo le mani qua a raggiarsi, eh? E ti dice la stessa frase del dentista. No, la stessa frase del dentista. Silenzio, oggi ascolterete soltanto. Cosa studieranno i futuri studiosi quando vedranno noi? Un ritratto delle donne di oggi? Ecco a voi, signore, la perfetta sembianza di una laureata alla Wesley, magna cum laude, che fa esattamente ciò per cui è stata addestrata. Diapositiva. Una studiosa di Rhodes. Mi chiedo se reciti Chaucer mentre stira le camicie a suo marito. Diapositiva. Ora, voi laureate in fisica, potrete calcolare massa e volume di ogni polpettone che preparerete. Diapositiva. Un corpetto! Per rendervi libere, che cosa significa? Che cosa significa? Avete ragione. Avete vinto voi. Mi arrendo. Le donne più intelligenti del paese. Adesso lei c'ha l'ansia, perché è la terza, e il pezzo si chiama appunto Io c'ho l'ansia, di Ascanio Celestini, con Chiara Taraborelli. Ma non è neanche legato, che ne so, al giornale, al telegiornale che parla delle mamme assassine che strazzano i figli e mettono in freezer. L'ansia è una cosa a parte, a prescindere. Io ho l'ansia. L'ansia è tipo una cosa che è una specie di... L'ansia è una specie di roba che ti cresce nella testa. È come l'aria per il pallone, che il pallone in sé è un sottilissimo strato di plastica, però più aria ci butti dentro, più il pallone cresce. Di classe di Chiara e Marianna Ragona. Con Mosche Depresse di Dan Five. Forte l'applauso. È dura, eh? Scatti le foto, le pubblichi, fai storie. Ormai esisti solo se racconti di esistere. Devi continuamente ricordarti chi sei, se no scompari dalla tua vita. Su Instagram sei un pupazzetto, in mezzo a tanti altri pupazzetti. Oh, ecco un altro. Gianni porta un estratto dallo zoo di vetro di Tennessee Williams. Volevo vedere se era pronto, di Tennessee Williams. Applauso, grazie. Non andai sulla luna. Molto più lontano andai. Perché? Perché il tempo è la linea più lunga tra due punti. Poco tempo dopo mi licenziarono per aver scritto una poesia su una scatola di scarpe. Lasciai St. Louis. Discesi per l'ultima volta i gradini di questa scaletta e da allora seguì le orme di mio padre, cercando di riprendere in moto quel che era stato perduto in spazio. Adesso Benedetta Frasca. Che mi ha detto la mamma si trasferirà al lab a breve. Abbiamo preparato una prendina per lei, sta sempre a scuola, è molto, molto contenta e molto presente. Porta il diario di Olivia di Umberto Simonetta. Un applauso. Lunedì 4 marzo. Oggi all'università ho incontrato un giovane di elevati sentimenti
Il suo nome è Wolfgango, come Goethe. È snello e spettinato. Gli hanno chiesto la ragione. Lei è artista, vero? Forse pittore? Era solo un imbianchino. Comunque, sempre pennelli. Mercoledì 6 marzo. Sono andata con Wolfgang al parco. Oh, adorabile imbrattatele. Lui è innamorato pazzo di me. Ma io non lo amo, non lo stimo. Nella sua ingenuità, invece di chiamarmi Olivia, mi chiama... Oliva! Giorgia Genghini! Ci fa sentire un pezzo tratto dal Misantropo di Molière. Giorgia! Che deve avere un'anima elevata. E a un certo punto il discorso non è caduto proprio su di lei. E il suo eterno parlare di onore e di morale, i suoi strilli al più piccolo sospetto che una parola non sia perfettamente decente, quell'occhiata di compatimento che lanciate intorno a voi, quella smania di criticare anche le cose più oneste e innocenti. Da Molière a Valerio Aprea, quello che c'è di mezzo non lo so, ma Leonardo Catania porta un pezzo di Valerio Aprea che è un tempo percepito. Leonardo Catania. Il tempo percepito dall'essere umano moderno è radicalmente diverso dal tempo percepito da un essere umano del passato. Prendiamo la guerra di Troia. È durata 10 anni. 10. Ma 10 anni per i greci? Era come fa Pasquetta. Ulisse, se ti allontano di casa i 10 anni della guerra di Troia, più altri 10 anni di Odissea. Eppure, dopo 20 anni lontano da casa, l'unica cosa che gli disse Penelope al suo arrivo fu: ciao amore, mentre non c'eri ti ho fatto un plaid. Erano comunque persone umane. Comunque, era questa la visione del tempo nell'antica Grecia. Un tempo all'ingrosso che veniva calcolato in decenni, in anni, tutta più in stagioni, e la minima misura percepibile all'epoca era il giorno. Andiamo a vele spiegate verso un pezzo di Alessandro Baricco, Nel ventre del mare. Ce lo fa Chiara Onofri. La prima cosa è il mio nome, Claire. La prima cosa è il mio nome. La seconda è lo sguardo di tutti quelli che mi hanno abbandonato. I loro occhi. Non c'era niente. Né rancore. Angoscia, paura, speranza. Niente. La prima cosa è il mio nome, Claire. La seconda quegli occhi. La terza un pensiero. Sto per morire, ma non morirò. Sto per morire, ma non morirò. Sto per morire, ma non morirò. L'acqua mi arriva fino alle ginocchia. La zattera scivola sotto il livello del mare. Sto per morire. Come vedete andiamo veramente da Molière a Celestini a Tenerife. Adesso andiamo ad Angelo Pintus con Valentino Piccolo. L'ultimo chiudere questa prima traccia di Piccolo. E ce lo fa sentire Valentino Piccolo.
L'infanzia è fondamentale, segnerà tutta la tua vita per sempre. Ogni volta che io chiedevo una favola, ora, papà, se non c'hai voglia, non me la raccontare la favola. Papà, una favola? Minchia, già con questa sospirata non dà l'idea proprio di non... Sigaretta anche in camera mia? Ma a me dà fastidio! Ma a me no. Ok. Veramente molto bravi. Tra l'altro alcuni di voi vengono da noi da pochissimo tempo. Ancora, eh? Per alcuni è il primo mese di lavoro. Quindi, sì, certo. Che faccio? Vengo da allora, comunichiamo i due vincitori che passeranno il turno. Mi sapete dire contro chi? Vabbè, tanto è inutile che diciamo contro chi perché nessuno li conosce. Quindi, vabbè, che affronteranno nel grande slam degli attori un pochino più formati di loro, però per noi è formativo. Anche oggi c'erano alcuni di loro che vengono da noi da 3 anni, altri che vengono da un mese. Quindi... Allora, passa il turno, ne dico uno io e uno tu. Facciamo così. Un applauso grande per Chiara Onofri. Personalmente, che era la prima volta che vedevo tutto, sono soddisfattissimo e sono veramente, ho visto 10 bravi attori, quindi ti ringrazio perché mi sono divertito tantissimo.